Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel chiostro del convento dei frati minori cappuccini. Qui oggi per raccontarvi le vostre storie. Vedete in sovraimpressione tante mail che raccontano la vostra storia. Come è entrato Padre Pio nella vostra vita? Ce lo racconta Angela, che vuole condividere questa toccante testimonianza. La perdita della sua migliore amica in un incidente stradale quasi 2 anni fa ha aggravato la sua grande ansia, ma Angela trova conforto nella preghiera e soprattutto nell'andare ad affidarsi a Dio nell'intercessione attraverso Padre Pio. Angela è una ragazza che prima di ogni esame universitario chiedeva sempre all'angelo custode di andare da Padre Pio per ottenere il suo grande aiuto, e racconta proprio che qualche giorno prima di un esame che era abbastanza complesso ha cominciato a recitare la coroncina del Sacro Cuore di Gesù di Padre Pio, e da quel momento, le racconta, la recito ogni notte prima di andare a letto. Un giorno sua mamma ritrova una statua del Sacro Cuore di Gesù che era stata messa via per cattive condizioni. Angela è stupita della coincidenza, decide così di restaurarla, mettendola accanto alla statuetta di Padre Pio, alla foto della sua migliore amica su quel comodino che ha a casa. A fine marzo Angela visita il cimitero, decide di recitare il Sacro Manto di San Giuseppe, chiedendo la grazia di scegliere bene la materia della tesi. Dopo aver pregato, visita la tomba di un caro sacerdote che è deceduto 10 anni prima. Angela ricorda con affetto, davanti alla sua tomba, gli disse ad alta voce: vedi che tu non mi disturbi mai, anzi ti disturbo io, prega per me, lo sai che cosa mi affligge. Durante la visita Angela viene inondata così da un forte odore, un buon profumo, un profumo di caffè. Una cosa insolita in un cimitero, si guarda intorno, non vede nessuno, ricorda di aver letto che Padre Pio può manifestarsi attraverso dei profumi, e in questo caso le racconta il caffè che è un invito a vivere così un momento di tranquillità, di serenità. Ridurre l'ansia. Angela riflette: esattamente il mio stato d'animo. Penso sia venuto per rassicurarmi ed anche per ammonirmi. E qui si conclude la testimonianza di Angela, anche se qualche giorno fa arriva un'altra email da Angela che dice: effettivamente lo stesso mese, cioè marzo, sono riuscita a scegliere la materia della tesi, diritto penale, argomento le criticità della legge sull'omicidio stradale, e nel corso dei mesi successivi terminare così le materie più difficili che mi ero lasciata. E sai quando mi sono laureata? Con lode? Il 19 marzo, la festa di San Giuseppe, e così ci ha legato anche il bigliettino. Padre Pio sapeva ed aveva ragione.